Oh, buon Natale, amici di Begolino TV! Da buon Natale e Babbo Natale! Che cacchio Mamma mia! Ma come si fa a iniziare una trasmissione del genere? Possiamo fare Begolino Begolino il capo? Sì, potrebbe essere un'idea veramente meravigliosa! No. Non vuole far parte di Begolino TV, ma pensa a te. Allora, amici ed amiche, abbiamo avuto, purtroppo voi non lo vedete, ma dall'altra parte della videocamera, in capo alla porta, ci ha detto come tutti gli anni che siamo i numeri uno, così. E poi mi ha detto di fare una cosa il capo, mi ha detto di fare una cosa. No, la sedia, ma tutte le volte, ma non è possibile. Begolino TV. Aspetta, in sottofondo cosa c'è? La canzone di Natale di Radio Bruno, Radio Bruno Team. Scaricatela, 99 centesimi per l'Ageop, per un progetto ben preciso. Andate nel sito e seriamente trovate tutte le istruzioni. Questa è una cosa scaricate, seria. Scaricate, potete guardare il video che è bellissimo, c'è una maestra che fa veramente ingrifare. Ma non solo. Insomma, ci sono anche tutti i DJ della radio e non solo. Non fanno ingrifare. Collaboratori, assolutamente, ti fanno andare in bagno, però lo scopo principale è quello per fare questa donazione meravigliosa. All'Ageop, sì. Mi raccomando. Poi oggi abbiamo avuto un sacco di ospiti, abbiamo avuto intanto mamma e figlia, Lorena e Linda. La mamma ha fatto la sorpresa alla figlia. Che è arrivata in radio, è stata contentissima. Ecco, questa qui è mamma e figlia. Questa è l'atmosfera natalizia, mamma e figlia insieme, che ci hanno portato un sacco di cose buone da mangiare. Quindi loro, devo dire che in classifica sono a un livello molto vicino alla vetta, siamo a 8. Perché? Perché cosa hanno portato? Guarda che ben di Dio, eccolo qua, guarda. Meravigliosa. Diciamo 8 la votazione, 8 e mezzo per ora. Ancora primo in classifica è il rappresentante, il panettiere. Sì, il panettiere. Marco del forno, che ci ha portato un sacco di roba, quindi complimenti a lui. Altre cose importanti, domani nella punta. Vuoi giocare con il Begolino piccolino, piccolone, buono. Vieni qua, dai, fate due giochi insieme. Domani nella puntatona di martedì abbiamo due grandi ospiti. Allora, uno è Ricky Modena. Dice, chi è Ricky Modena? Ricky Modena è un personaggio, lo conoscerete, un cantastorie bresciano, un personaggio un po' particolare. Si chiama Ricky Modena. E a Brescia invece chi c'è? C'è Ricky Palermo. Non lo so, Modena c'è Ricky Brescia. Poi, a proposito di Modena, dovrebbe arrivarci a trovare. No, dovrebbe arrivare. Vieni, sicuro? C'era promesso. Perché sai che io e lei abbiamo avuto una storia. Silvia Mezzanotte, bravissima. Silvia Mezzanotte, che è quella che ha vinto Tale Quale Show. Ha vinto Tale Quale Show, bravissima nelle sue interpretazioni. Viene a fare gli auguri agli ascoltatori domani verso le 9. L'avremo in diretta con l'altro. Sicuramente piacevole. Perché siccome devo rinnovare l'assicurazione, per quello, i soldi che vanno ancora. Allora, Begolini e Begoline, mi raccomando, a tutti. Tante palle di Natale che sono qui rappresentate. Ma cosa copre? Che copre il Begolone? Torniamo domani, seguiteci perché sarà un puntatone via radio, Radio Bruno. Ciao! Ciao! Ciao.